Un ragazzino fa la fila per andare a farsi fare l'autografo da Luciana Littizzetto. Quando le si presenta davanti, con grande sicumera, credo anche arroganza, che avrà preso da qualcuno di sicuro, dice: sono il figlio di Michela Murgia. Luciana lo guarda e fa: non dire cazzate, Michela Murgia non ha figli. E invece no. Un millantatore, ho detto, vabbè. Un millantatore. Dopodiché manda un messaggio e dice: pensa che è venuto uno, mi ha detto che era tuo figlio. Gli ho detto: era mio figlio, effettivamente. E da quel momento abbiamo cominciato a parlare di altri tipi di figli e altre madri. Buongiorno signora, sono il prof di mate. Beh, salve, la disturbo, sono il preside. Frequenza delle chiamate della scuola altissima, frequenza delle mie emicranie pure. Buongiorno, sono la rappresentante di classe. Lo sa che suo figlio ha dei video porno sul cellulare? Mi scusi se mi permetto, ma dovrebbe controllarlo un po' di più, eh. Sa che Filiberto stanotte non ha chiuso occhio. Chi? Il principe? No, no, mio figlio. Ah, mi rincresce. E come mai? Non ha digerito la peperonata? No, guardi, non faccia la spiritosa. Non riusciva a dormire perché se chiudeva gli occhi vedeva una cosa nera e pelosa che voleva morderlo. E sarà mica colpa di Jordan? Eh beh, certo. Io a mio figlio certe cose non le faccio vedere. Ah, perché io, secondo lei, gli faccio l'abbonamento a YouPorn? La sera ci mettiamo lì sul divano e invece di vedere Il Trono di Spade gli propino la filmografia completa di Rocco Siffredi? E poi mi permetta lei questa volta, in prima media magari Filiberto la conoscenza con la roba nera e pelosa prima o poi doveva farla, non crede? Jordan l'ha solo traghettato nel meraviglioso mondo della patata. Patata Land. Succede tra maschi, sa? Che fitta di fastidio, Dio come le odiate queste mamme perfette, genitrici naturali di figli perfetti, pitonesse dagli occhi a mirtillo, sempre pronte a farti sentire inadeguata e inutile come il mignolo per le arpiste. Jordan non regge l'alcol, ma ogni tanto se lo scorda, e io invece no, ho tatuato nella memoria almeno un poker di sue sbronze da Nobel dello schifo. E la cosa prodigiosa è che al risveglio non ha la più pallida idea di che cosa gli sia successo. Cioè non si ricorda nulla, ma niente di niente, tabula rasa, e soprattutto si stupisce. Come mai sono nudo? Sei nudo, amore, perché sei arrivato in versione Walking Dead e ho dovuto bonificarti da capo a piedi, dirti che eri ributtante e farti un complimento. Ringrazia che ti ho fatto entrare in casa. Ma ero sbronzo. Ti dico solo che parlavi in aramaico. Poi sei crollato di faccia e ho dovuto controllare che respirassi ancora. C'è stata una volta che è tornato a casa alle 4 di mattina, però mi aveva avvertito che avrebbe dormito fuori. E invece, don, ma chi è quest'ora? Solo Joe. Joe? Sali. Era gennaio, fuori la neve, una notte di tregenda. Lo vedo stagliarsi sul pianerottolo di casa coi capelli spiritati, sembra appena sceso da una barca a vela, con una giacca non di sua pertinenza e a piedi nudi. Giuro, eh? Mi scavalca e si butta sul mio letto biascicando ammasse di consonanti. Mi accerto che non sia sotto l'effetto di qualche schifezza e una zaffata di vodka mi centra le narici e mi rasserena. Ma le scarpe? Boh, non so dove siano finite. Ah beh, in una notte di neve fitta fitta è facile perdere le scarpe, succede a tutti, in fondo che te ne fai? E le chiavi di casa? Eccole, le scruto. In effetti sono chiavi di casa, ma non sono le nostre. Penso che da qualche parte dell'universo un'altra madre o un altro padre starà pensando: queste sono chiavi di casa, ma non sono le nostre. Vabbè, ascolta, vai a letto, ci penseremo domani. Mi accompagni, non mi sento tanto bene. Ok. Lo sorreggo come posso, visto le mie dimensioni ridotte, sbandiamo un paio di volte e poi lo lascio cadere sul materasso come corpo morto cade. Gli metto una bacinella di fianco per precauzione e faccio bene. La mattina assisto all'ennesima replica dello stesso spettacolo. Ma io che ci faccio qui? Dovrei essere da Pedro Moncalieri. Già. E il mio cellulare? Volatilizzato. E le tue scarpe? E questa giacca? E non è mia. E non è tua, confermo, no? Avrei preso quella di qualcun altro. E ma minchia. Mi levi le parole di bocca, tesoro. E adesso? Allora, non voglio infierire, lo prenderei a badilate con una pala da fornaio, ma gli esplode la testa e ho pietà di lui. Ha persino l'occhio sinistro semichiuso, modello Tenente Colombo. Adesso fatti un caffè. Tin 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 tin, non so se lo fanno anche i vostri. Sanno delle ore col tin 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 tin. Il gas non si accende. Devi girare e schiacciare, non è difficile avendo la tua specie acquisito il pollice opponibile già da un pezzo. Tin 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 tin, niente. Tin 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 tin.
ho le fiamme negli occhi come i comacose a Sanremo e tin 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 tin. Non ti si chiede di accendere il fuoco con due pietre focaie, santo cielo, basta premere e girare e tin tin tin, spostati, faccio io, tic, e il gas si accende per sfinimento. Tralascio il testo del cazziatone punteggiato dai suoi ok, vabbè, e che ca... e il suo must, ma non è mica colpa mia. Ah no, ma fammi capire, è colpa mia? No, è colpa dell'alcol. Certo, è lui che ha perso il cellulare, le scarpe, la giacca e le chiavi di casa. Perfetto, scovato il colpevole. Prima di buttarsi sotto la doccia aggiunge: devo smettere di andare alle feste, non mi diverto mai. Sono in debito di ossigeno, scendo un attimo al super e vedo deragliare al banco salumi Clotilde, la madre di Walter. Si sta facendo affettare una bistecca spessa come la suola di un anfibio. Sbranerà quella al posto del figlio. Mi parla a voce alta, ma se le sue parole fossero scritte sarebbero in aria al 18. È una polveriera. Sai a che ora è arrivato stamattina? Alle 6. 2 ore dopo il mio, penso. Senza scarpe? Domando, mi guarda perplessa. No, con le scarpe. Va, 1-0 per te. E sai che ha fatto? Non puoi capire. È venuto in camera da noi, ha aperto il cassetto del mio comodino e ci ha pisciato dentro. No, ma ti rendi conto? E non due gocce, un torrente di montagna. È la birra, puntualizzo. Per fortuna Gilberto si era fatto un flute di Minias e non ha sentito nulla, se no l'avrebbe scotennato, non sai che fine del mondo. E per il diluvio universale eravate già a posto, bisbiglio. Dai Clotilde, consolati, siamo tutte nella stessa barca, chi con le scarpe e chi senza. Mi guarda perplessa. Per lei il refrain delle scarpe rimane un mistero, ma è troppo prostrata per approfondire la questione. Mi sorride con gli occhi e per un attimo sembra ritrovare i suoi assi cartesiani. Arraffo il mio pacchetto di Braesaola e con costernazione suprema mi avvio verso casa e penso: ah, meno male che il mio comodino non ha i cassetti.